musica. Joyce DiDonato, mezzo soprano americano definito dal New York Times la perfetta diva del XXI secolo, di recente ha concluso trionfalmente a Monte Carlo la tournée del suo spettacolo dedicato alle grandi protagoniste dell'opera barocca. Splendida interprete e donna lucida e intelligente, Joyce è pienamente consapevole dei tanti dilemmi del mestiere. Da un certo punto di vista sono costretta a essere narcisista. Il mio strumento è il corpo. Devo pensare a riposarmi, a restare in buona salute, a far sì che quando salgo sul palcoscenico di fronte a chi ha pagato un biglietto, io sia al meglio della forma. Dopodiché devo liberarmi di tutto ciò e rendermi conto che l'atto di cantare non c'entra nulla con il mio ego. My job is to communicate the music. My job is not to be adored. Il mio lavoro è comunicare musica, non è farmi adorare dai fan o rassicurarmi di essere amata. Se riesco a non farne una questione personale, ho notato che è allora che per il pubblico l'emozione è maggiore e l'esperienza più arricchente. Convinta sostenitrice dei social networks, Joyce DiDonato offre alle stelle dell'opera di domani le sue idee sul mestiere di cantante. Il mio obiettivo è sempre stato di far passare un'emozione, ferma restando la tecnica, che deve essere più che sicura. Questo significa permettermi di prendere qualche rischio sul palcoscenico, a costo di non essere vocalmente ineccepibile. Secondo me questa è la scommessa. Bisogna far proprio tutto quel che c'è da imparare e poi avere il coraggio di vivere e sporcarsi le mani. Bisogna coniugare tutta quella stupenda preparazione con il mondo reale, duro ma vero. Parlavo di sporcarsi le mani perché l'opera è torbida. L'opera è una cosa viva fatta di sangue e passione. E noi dobbiamo metterci dentro le mani senza voler restare a tutti i costi perfetti. Per cui l'opera è la lotta fra due mondi contrastanti, passione e musicalità suprema. And supreme musicality, I think. Contrariamente a tanti addetti ai lavori, Joyce è convinta che l'opera possa contare potenzialmente su un enorme pubblico tra le nuove generazioni, ma a certe condizioni. Noi cantanti d'opera siamo portatori di una rivoluzione, ma dobbiamo presentare questo prodotto allo stato più puro. E questo significa grandi, sublimi prestazioni canore, travolgenti emozioni, messe in scena spettacolari, ma senza scusarsi. E dobbiamo dire: non avete idea di quel che vi state perdendo.